morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi lancia l'oro, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi gioca a domani, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca l'azzardo, chi parte per perduta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta per erba, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende un ego, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue. Cittadini Nocera, cittadini Nocera, noi continuiamo questa grande e bellissima esperienza di libertà che ci unisce al di là degli schieramenti e delle appartenenze. Nel comizio di ballottaggio, pre-ballottaggio, ebbi modo di dire a tutti quanti voi che questo per noi e quello per noi non era il finalmente conclusivo di una campagna elettorale. E quello di questa sera ancora di più mi fa dire che non è la conclusione di una campagna elettorale di ballottaggio, ma è l'inizio di una nuova storia per la città di Nocera. Vedete, prima di scendere mia moglie mi ha chiesto: ma non metti la cravatta? Non ho neanche il fazzoletto nel taschino. In compenso c'è la sua cravatta, quella di Adolfo, che la dice tutta sul nostro gusto per le cravatte e per le divise borghesi di questa città. Vedete, noi abbiamo iniziato un percorso che io ho voluto, e sia l'unica citazione che mi concedo in questo senso, ho voluto che si compisse, non che si concludesse qui questa sera, che si compisse questa sera qui, perché in questa piazza è l'unica citazione che mi concederò in questo senso nel ricordo di mio padre, perché in questa piazza nel 1948 mio padre, 21enne, parlò per la prima volta. Parlò per la prima volta alla sua città, a quella che era la sua comunità. Oggi c'è una più grande comunità che va oltre gli schieramenti dei partiti, delle ideologie e delle appartenenze. Quindi io, nel segno di quel ricordo e di quella memoria, ho l'orgoglio e l'onore di parlare questa sera. Ma andiamo per gradi, perché la nostalgia e la memoria non ci prenda troppo il polso questa sera. Noi abbiamo iniziato questa strada in maniera, l'ho detto più di una volta, in maniera davvero perigliosa. L'abbiamo iniziata in pochi e la stiamo concludendo in tantissimi. La stiamo concludendo senza avere alle spalle i poteri forti, senza avere la forza del denaro, senza avere il potere della persuasione del potere. La stiamo concludendo qui per riavviarla in via definitiva, perché risorga Nocera, non rinasca soltanto, perché risorga Nocera attraverso la sua memoria e la sua storia. Quando il 29 ottobre dello scorso anno, il 29 ottobre del 2010, iniziammo questo percorso sotto la protezione divina, all'ombra del convento di Sant'Antonio, tanto per intenderci, nessuno avrebbe scommesso alcunché
sulla possibilità che noi qui questa sera potessimo parlare ad un popolo così vasto che va oltre le tradizionali categorie di appartenenza. E se questa sera anche il popolo della sinistra, oltre che il popolo civico e dei moderati, si riunisce a dare sostegno a questo mio impegno, a questa nostra scommessa, questo è il segno vero della novità, è il segno vero della novità che questa città coglie per prima, perché Nocera è da sempre e sarà sempre laboratorio politico in grado di immaginare scenari nuovi, in grado di proporre nuove idee, in grado di percepire nel profondo qual è il senso della politica che unisce e accomuna un popolo nella sua proposta, nella sua iniziativa. E se questa sera quindi noi abbiamo la possibilità di essere accomunati in questo destino, questo significa che esiste davvero qualcosa di nuovo. Io dovrei fare molti ringraziamenti. Devo fare i ringraziamenti innanzitutto a coloro che insieme a me hanno cominciato questa strada, a partire dai miei amici personali, da Massimo, Franco, Ciccio, ai tantissimi che mi hanno sostenuto. Devo fare ringraziamenti a coloro che si sono impegnati in questa campagna elettorale. Devo ringraziare il popolo delle liste civiche, l'impegno di Pasquale D'Acunzi, l'impegno di Beppe Grassi, l'impegno di Dino Ricciardi, l'impegno delle ragazze delle liste della Rosa, l'impegno di Forza del Sud, l'impegno dell'UDC. E soprattutto voglio ringraziare qui simbolicamente gli uomini del Movimento Democratico del Centrosinistra che hanno deciso in maniera unitaria e senza ingenerare confusioni di sorta che si potessero prestare a strumentalizzazioni di indicare attraverso di me la nuova strada per la città, la nuova frontiera di questa città. Quando l'altro giorno ho sentito il candidato avversario che ha detto nel corso di un confronto televisivo: io non ho voluto apparentamenti, un po' mi ha fatto sorridere, perché è vero è che oggi come oggi il mondo del berlusconismo è un po' onnivoro, ma esiste anche un limite alla decenza della richiesta, perché è davvero incomprensibile come sia mai possibile che da quel mondo, che è anche antropologicamente diverso rispetto al nostro mondo politico ed umano, potesse arrivare finanche una sirena, un appello ad una cultura, ad un popolo, ad un movimento che nulla ha a che fare con la sua antropologia. Vedete, io rivendico la mia storia politica, lo hanno detto bene gli uomini della sinistra. La mia storia non è stata la vostra storia. Io vengo da un'eredità precisa che si chiama Movimento Sociale Italiano e che si chiama Almirantismo, che nei miei anni giovanili lasciava in me la radice e il convincimento che il movimento sociale fosse per l'appunto sociale, che fosse per l'appunto l'espressione di una socialità diffusa e di popolo, che non avesse a confondersi con poteri, con interessi economici, con apparati, con convenienze, con tutto ciò che non mi appartiene e che a noi tutti non appartiene. E se a cementare questa intesa politica vi è stata la necessità di fronteggiare per una scelta di libertà un altro mondo, un'altra cosa, non una bella cosa, e allora ben venga anche una decisione che, per quanto meditata e sofferta, è il simbolo di un'unità nuova di questa comunità. Vedete, vorrei farvi un po' la storia di questa campagna elettorale, una storia breve che non vi annoi questa sera. Nel corso di questo lungo cammino
noi abbiamo fatto varie tappe. Ci siamo avvicinati progressivamente alla città, lo abbiamo fatto in maniera tranquilla, senza confusione, senza sperpero di denaro privato, senza l'utilizzo di apparati. Lo abbiamo fatto persona per persona, perché ogni giorno, quotidianamente, nella nostra esperienza di vita, abbiamo portato la nostra persona nella comunità e nel cuore di questa città di Nocera. Non abbiamo dovuto attendere 40 anni per toglierci da una scrivania e scendere per la strada, magari guidati da chi, annusando il potere per il potere, lo ha portato per mano in strade che neppure conosceva. E quando qualcuno viene a farmi lezioni da professorino, mi fa quasi sorridere. Sorridere, perché io dico, col dovuto rispetto che si deve sempre all'avversario, nei cui confronti non abbiamo mai giocato sporco, e se paga i suoi errori se la prenda con se stesso e non con strumentalizzazioni inventate, ma nel rispetto che noi dobbiamo all'avversario diciamo: guarda, non basta essere un tecnico, buono, bravo, capace, eccellente non ci interessa. Per capire ed interpretare il ruolo di chi si candida a sindaco e a guida di una comunità, non basta. Per questo basta un ragioniere, o un geometra, o un ingegnere. Ma fare il sindaco di una città è una cosa diversa. Ebbene, nella storia di questa campagna elettorale noi abbiamo invece vissuto e visto e attraversato una progressiva inversione dei temi che sono i nostri temi di campagna elettorale e che progressivamente l'avversario, dopo aver compreso di aver totalmente sbagliato una campagna elettorale di primo turno, ha fatto suoi, dimostrando così non già una capacità di adattamento a fini elettorali, non questo, dimostrando invece un camaleontismo senza idee che nessun libretto di numeri e di cifre potrà mai sostituire. Bravo. Abbiamo parlato di nocerinità e lui ci teneva a spiegare di essere nato a Nocera. Bene, dico, non basta essere nocerini, altrimenti mio figlio, che è nato a Napoli, dovrebbe essere napoletano. Abbiamo parlato di lontananza dai poteri salernitani, bene, ha fatto scomparire magicamente come coniglio dal cilindro il presidente della provincia. Abbiamo parlato di non salernitanità, bene, ci ha accusato di aver parlato col più grande sindaco delle città capoluogo d'Italia. Bastasse questo per dirsi salernitani. E poi abbiamo parlato di essere oltre i partiti, non contro i partiti, e questa folla qui questa sera lo dimostra. E lui ha detto: io sono senza i partiti. Abbiamo parlato di fare dei piccoli cambiamenti, semplici e significativi per i cittadini, come la semplificazione per la tassa sui rifiuti. Ebbene, comparso magicamente nel suo eloquio il passaggio di cambiamento della tassa sui rifiuti. Poi abbiamo parlato di valori di una comunità e lui ha detto: bene, io sono l'interprete dei valori di una comunità, solo perché intorno a lui si stringe un coacervo di soggetti e di poteri che con la comunità, nel senso profondo in cui essa va intesa, non hanno nulla a che fare. Perché vedi cittadino di Nocera, vedete popolo di Nocera, noi abbiamo un'unica certezza: noi siamo partiti in questa campagna elettorale volendo essere a guida di questa comunità, ci abbiamo creduto profondamente e via via ci abbiamo creduto sempre di più, perché non fosse soltanto un risultato di personale soddisfazione o di personale vittoria, come pure è avvenuto nell'elezione del primo turno per quanto mi riguarda, ma perché fosse la vittoria di tutta la comunità,